prima di cominciare il video saluto due cari fan che sono Giorgio Loriparo e Emanuele Firinu. E prima di cominciare vi ricordo che questa qui è la seconda parte del calciomercato. Potete trovare la prima parte nell'episodio 18. Se vi ricordate, l'episodio 18 è uscito proprio ieri e vi avevo chiesto 50 mi piace per l'uscita di questo episodio il giorno dopo, e davvero mi avete sorpreso e abbiamo superato quota 70 mi piace, che è quasi un record per noi, anzi è proprio un record perché non avevamo mai raggiunto così tanti mi piace in così poco tempo, forse neanche in tante giornate. Quindi vi ringrazio e buona visione con la seconda parte del calciomercato. Allora Gonzo, aspettate un attimo. Allora Gonzo, hanno accettato Ondan ma vorrebbero 10 milioni. Io provo a salire a 5 milioni. È un'offerta importante per questo giocatore, che però secondo me potrebbe fare le fortune della nostra squadra. Qua Vietto hanno rifiutato Balzano. In effetti avrei rifiutato pure io. Proviamo ad offrire, che ne so, a Sifua più 3 milioni e 8, un'offerta un po' così. Davvero Vietto è un giocatore su cui punterei, se venderei pure Sau per prendere Vietto, perché è un giocatore che, se fai giocare con continuità come Zivkovic, può davvero fare molto bene. Attenzione che qua arriva un'offerta dal Valenciennes per Riedewald da 4 milioni. Qua dicono che po si potrebbe pure salire fino ai 7 milioni e mezzo, ma io rifiuto perché, come vedete, i nostri talenti finalmente stanno crescendo e si vede l'investimento che abbiamo fatto, si vede che l'investimento è stato giusto. Allora, qua, attenzione che lo Sporting Braga ha accettato l'offerta per Willy Boly. Non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Io faccio qua giocatore per il turnover, è un difensore comunque 24enne, ma se riuscissimo a prenderlo per così, perché non prenderlo? Secondo me un ottimo colpo. Allora, Cepitelli per loro va bene, ma vorrebbero anche 4 milioni e 9, io gli offro soltanto 1 milione. Allora, ci arriva un'offerta qui per Antonio Loi. Io provo a salire a 650.000. Se arrivano a 650.000 io glielo do volentieri, comunque un giocatore dall'overall basso. E attenzione che qui arriva un'offerta per Marco Sau da parte della Lazio. Io faccio una controfferta alta da 20 milioni. Se accettano, ben per loro, saranno contenti di avere un giocatore come lui. Se rifiutano, sarò contento io di tenerlo. Infatti qui rifiutano l'offerta, mentre qui per Antonio Loi vogliono solo così. Proviamo a salire a 550.000. Sto contrattando su offerte irrisorie, ma non bisogna concedere niente a nessuno, come nessuna squadra concede niente a noi, pure noi non dobbiamo concedere niente a nessuno. Qua provo a salire a 1.200.000 più Pisano per Oppare. Potrebbe essere un bel colpo per noi. Offerta rifiutata dall'Ajax per Basoer. Rifiutano Cataldi. Provo a salire a 1.800.000 più Cataldi. Sto offrendo tanto per un giocatore che è in scadenza, ma potrebbe essere un ottimo colpo per la nostra squadra. Qua Gonzo ancora rifiutano Ondan. Salgo a 6 milioni. Davvero ultima offerta, seriamente, se dovessero rifiutare abbandono questa pista perché ci sarebbero tanti altri giocatori che potremmo riuscire a prendere a meno. Qua rimuovo Assifua. Proviamo ad offrire un giocatore che non ci servirebbe. A chi possiamo offrire? Proviamo Ondan. Ondan più 4 milioni. È un'offerta importante. È un'offerta importante perché stiamo andando ad offrire un talento, ma pur di prendere un giocatore come Vietto faccio questo ed altro. Qua il Bastia ha offerto 1.800.000 per Ajay Boateng. Non importa, era giusto una offerta così che avevo fatto per vedere un attimo cosa avrebbero risposto. Qua per Abu
chiedono 4 milioni e 9, proviamo a salire a 1 milione e 6 più Cepitelli. Sarebbe un ottimo colpo perché riusciremo a togliere un posto dalla difesa, che poi sarebbe preso da Willy Bolì, e riusciamo ad avere un centrocampista che ci serve. Quindi secondo me è un'ottima trattativa questa. Io direi di andare ad accettare Willy Bolì perché è una trattativa che è stata proprio così velocissima, fatta in pochi giorni. Una trattativa interessante, e Willy Bolì è un giocatore davvero interessante, è un 69, è un 69 forte di testa, molto veloce, dalla grande forza, potrebbe essere un ottimo difensore per il turnover. Secondo me abbiamo fatto un ottimo colpo, secondo me abbiamo fatto un ottimo colpo, sono contento, spero che siate contenti anche voi, vi sorprenderò seriamente in questo calciomercato, spero di sorprendervi con i colpi che ho in mente, intanto qui riusciamo a vendere Antonio Loi perché hanno accettato l'offerta quelli del Bari, qua il Villarreal rifiuta pure Ondan, io salgo a 5 milioni più Tiril Ondan. Io davvero, ora sto pensando seriamente di vendere Marco Sau perché per dare più spazio ad altri giocatori. Attenzione, allora, qui hanno accettato l'offerta per Derley Gonzo, scusate. Davvero, io faccio l'offerta per il contratto, ma poi non so se accettare o no perché non so quanto convenga, non lo so. Sono davvero indeciso. Qui Basoer rifiutano ancora Cataldi, quindi lo tolgo dalla trattativa. Abbiamo bisogno di centrocampisti, quindi io salgo a 2 milioni e 4 per Richard Lee Basoer, centrocampista di cui si dice un gran bene. O pare rifiutano l'offerta che avevamo offerto 1 milione e 2, saliamo a 1 milione e 8 più Pisano, comunque vale 6 milioni, secondo me sarebbe un colpaccio questo se dovesse andare in porto, ancora rifiutano quelli del Storm Scozet, una squadra che penso sia norvegese, rifiutano Cepitelli, salgo a 2 milioni. Potrebbe essere un giocatore davvero interessante questo Abu. Forse sarete scettici, ma fidatevi di me, so quello che sto facendo. So che questa squadra possiamo portarla davvero in alto. Intanto riusciamo a vendere Loi, riusciamo a liberare uno spazio in squadra. Togliamo Ondan dalla trattativa. Davvero non so chi dare, non so chi dare per Luciano Vietto. Non so, proviamo Benedetti, però non vorrei sacrificarlo. No, proviamo ad offrire 6 milioni, 6 milioni secchi per Luciano Vietto. Potrebbe essere un bel colpo questo Vietto. Qua Gonzo ha accettato la nostra offerta, ma io lo metto su aspetta. Non vorrei buttarmi su un esterno destro perché sinceramente abbiamo bisogno di centrocampisti. Qua il Bologna ci chiede Solinas. Io per 650.000 glielo do volentieri questo Solinas, che potrebbe essere un ottimo attaccante per il Bologna. Ci arriva un'offerta per Don Sa. Allora, Solinas lo andiamo a vendere per 525.000 al Bologna. E attenzione che qua è arrivata un'offerta di prestito per Don Sa da parte dell'Avellino. Secondo me Don Sa l'Avellino potrebbe crescere tanto. Io non vorrei tenerlo in squadra per poi farlo giocare poco, secondo me l'Avellino troverebbe un posto fisso da titolare, quindi accetto questa offerta, l'accetto volentieri. Però
e quindi spero che possa tornare alla prossima stagione più forte di prima. Allora, Bazoer ci chiedono 3 milioni e 100, che non sono tanti, non sono tanti. Io vorrei però dare qualcuno, come contropartita, però non so sinceramente chi dare. Allora, proviamo chi possiamo dare. Però non possiamo dare nessuno, quindi andiamo sui 2 milioni e 6, stiamo comunque a prendere un 18enne a parametro 0. Sei a parametro 0 in scadenza di contratto. E qua purtroppo il Villarreal chiude la trattativa per Luciano Vietto. Siamo già al 17 di luglio, avanzo un altro giorno, poi ci fermiamo per qui con questo episodio perché secondo me sta già durando tanto. E attenzione, vendiamo Solinas e Bazoer. Finalmente possiamo offrirgli il contratto perché l'Ajax ha accettato l'offerta da 2 milioni e 6. Ottimo, secondo me è un'ottima cosa questa. Proviamo ad offrirgli il giocatore sporadico, poi al massimo se rifiuterà alzeremo un po' a giocatore per il turnover. Aspettate un attimo che vado a salvare. Per non rischiare casini. Aspettiamo solo di acquistare Bazoer e poi finiamo con questo calciomercato. Infatti qui Bazoer vorrebbe un ruolo più importante, quindi andiamo su giocatore per il turnover. Secondo me potrà anche giocare tante partite da titolare. E qua finalmente mi arrivano le relazioni per Derrascaeta e Pasalic. Allora, Derrascaeta è un 76, porca puttana, è cresciuto tantissimo. Porca puttana. Questo è un giocatore su cui dobbiamo puntare. Allora, io vado ad offrire al Paris Saint-Germain i 5 milioni che ci chiedono, anzi 4 milioni, stiamo bassi, è un giocatore in scadenza, è un 21enne e vi giuro che questo qua cresce tantissimo. E sarei contento di averlo. Vado a fare l'offerta pure per Regatin. Ha ben 5 anni di contratto, ma secondo me riuscirò a strapparlo a poco. Infatti andrò ad offrire Danilo Cataldi più 1,5 milioni. Un'offerta importante comunque per Regatin, che però vale 2 milioni e 4, anche se quello lì è solo il suo valore di mercato. Andiamo a vedere anche Pasalic, andiamo a vedere quanto è cresciuto, è un 71 e quindi dovremmo riuscire anche a prenderlo a poco, prende 15.000 di stipendio, però attenzione che qua chiedono davvero molto, chiedono molto, quindi dovremmo andare ad offrire qualcuno per riuscire a strapparlo. Andiamo ad offrire Assifua più 1 milione, è un'offerta importante, ma secondo me accetteranno quasi sicuramente. Un altro centrocampista che potrebbe essere utile come centrocampista offensivo centrale, come COC per la nostra squadra, è proprio Oliver Torres. Per Oliver Torres però dovremmo andare ad offrire un po' di più, vado ad offrire come prima offerta 6 milioni, comunque un giocatore per il turnover, non dovrebbero rompere troppo le balle. Andiamo a dare solo un'occhiata a Dybala, e Dybala è un 77. È un 77, non so. Boh, ditemi voi cosa ne pensate. Però davvero costa tanto. Ditemi cosa ne pensate, se vendere Sau e prendere Dybala, oppure tenere Sau, oppure puntare su altri giocatori. Davvero, ditemi la vostra. Sono davvero, abbiamo tante trattative in corso e oh, non ci posso credere ragazzi. L'Atletico Madrid ha accettato 6 milioni per Oliver Torres. Ha accettato 6 milioni per Oliver Torres e quella cosa si fa interessante. Aspettate un attimo che andiamo a fare pure le altre offerte. Allora, togliamo Assifua qui. E mettiamo
Proviamo a fare un'offerta da 1.800.000 per Pasalic. Pasalic che sarebbe interessante averlo in squadra. Stessa cosa per Regatin, che però hanno rifiutato qua. Danilo Cataldi, salgo a 1.800.000 più Danilo. Se no lo rimuovo e proviamo ad andare su qualcos'altro. Allora, De Arrascaeta hanno rifiutato l'offerta che avevamo fatto di 4 milioni. 4 milioni. Allora, diciamo che abbiamo da una parte Oliver Torres, da una parte De Arrascaeta. Allora, io direi di provare a fare un'offerta pure per De Arrascaeta salendo a 5 milioni e mezzo. Poi vedremo. Io proverò prima a prendere comunque Oliver Torres, perché secondo me è un giocatore straordinario per la nostra squadra. E accetto Bazoer perché è un colpaccio che stiamo andando a fare per una cifra irrisoria, almeno per il suo valore. Andiamo a vedere subito com'è. Eccolo qui, è un 69, è un 18enne 69, quindi potete immaginare quanto margine di miglioramento abbia questo giovane talento. Quindi in questo episodio abbiamo fatto due acquisti, abbiamo preso due giovani talenti, ovvero Bolli e Bazoer che troverà grandi spazi nella nostra squadra. Bolli sarà più un difensore che ho preso appunto in caso dovremmo vendere Cepitelli, appunto per avere subito il sostituto. Abbiamo dato pure Popescu, che era un esubero della nostra squadra. E attenzione che qua l'Hertha Berlino ha offerto 3 milioni e 4 per Regatin. Quindi qua le cose si fanno dure. E guardate qui, allora Oliver Torres è un ventenne con overall di 77. Quindi potete immaginare quanto sia forte. Ormai l'episodio si sta facendo lunghissimo. Quindi io direi di fermarci alla prima partita che dovremmo andare a fare di amichevole. Direi di fermarci lì. Allora, Pasaric qua hanno rifiutato 1.800.000. Hanno rifiutato 1.800.000. Davvero, è molto dura fare il calciomercato avendo tanti talenti da poter prendere, ma comunque pochi soldi. Cioè, non sono pochi soldi, ma diciamo che per il calciomercato che voglio fare dovremmo sacrificare qualcuno. Proviamo ad offrire Piredda. Piredda più 1.300.000. 1.300.000 che è il valore di Pasalic più Piredda. Secondo me è un'ottima offerta. Poi comunque sarà l'Elche a vedere. Allora, Daraschetta ha rifiutato, quindi per ora lasciamolo stare perché abbiamo Oliver Torres in trattativa. Andiamo a vedere un attimo le email. Allora, Caio Rangel vuole giocare, pure Assifua vuole giocare. Quindi io direi di terminare l'episodio qui. Io spero che comunque questo episodio sia stato di vostro gradimento. Abbiamo fatto due acquisti che sono Bolì e Bazoer. Eccoli qua. Allora, abbiamo Bazoer e Bolì, oltre a Amad e Shar, che sono arrivati a parametro zero. Abbiamo ancora tanto per fare il calciomercato. Abbiamo ancora tanto tempo per fare il calciomercato. Prima di finire, però, prima che mi dimentichi, vorrei andare a fare l'offerta per un altro giocatore che mi interesserebbe molto avere in squadra. Vorrei vedere un attimo qua Origi quanto ci chiedono per il suo trasferimento. Poi altri giocatori qua che avevo visto, proprio Berisha, ecco qua, andiamo a chiedere informazioni per lui, per Hags e per allora Saul. No, ok, quindi io direi di terminare qui. Secondo me l'episodio verrà molto lungo, quindi non so se verrà in un episodio unico oppure sarà spezzato, perché non so, ma questo episodio già si è
dilungato molto, quindi io direi di terminare l'episodio qui. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento se non siete già iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche di passare dalla pagina di Facebook, che è davvero molto importante per me, per appunto dimostrare tutto il vostro supporto. Lasciatemi dei consigli qua sotto se volete darmi dei consigli per il calciomercato. Ditemi cosa ne pensate delle trattative che stiamo facendo in questo calciomercato. Abbiamo ancora tanto tempo per fare il nostro calciomercato. Come sapete, il mese di luglio è stato più per sondare il campo su varie trattative. Andremo nel prossimo episodio a continuare il calciomercato. Vi faccio vedere un attimo il calendario, perché il mese di agosto sarà un mese in cui cominceranno subito grandi partite. Abbiamo due amichevoli che sono contro non so che squadra sia questa, non voglio andare a vedere, vabbè. E contro il Monaco, che però andrò a simulare perché non vorrei perdere tempo in questa amichevole, che a mio parere sono più utili per far giocare comunque gente che gioca meno, che a appunto vincere o fare qualcosa. Si può anche perdere le amichevoli. Avremo le qualificazioni per l'Europa League contro lo Zulte Waregem, che è una squadra che, se non sbaglio, è belga. Secondo me è una squadra abbordabile, ma come sappiamo, se è arrivata nei preliminari di Europa League vuol dire che comunque è forte. Speriamo che entro il 20 di agosto di fare tutte le trattative che vogliamo fare, almeno la maggior parte, per affrontare al meglio i preliminari. E poi il 30 avremo l'esordio in campionato contro l'Atalanta. Quindi io direi che chiudiamo l'episodio qui, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Qua è tutto da Yas, bella!